Ciao a tutti, siamo qui sul canale per provare un nuovo ristorante stellato. In particolare siamo a Milano per provare l'Alchimia, un ristorante che ha confermato la stella Michelin anche per l'anno 2021. La struttura della cucina propone due percorsi di degustazione, uno da 65 euro, uno da 100 e infine è possibile anche scegliere tra una selezione di piatti alla carta. Oggi in questo video proveremo il menù un po' più complesso, denominato l'Alchimia, perché a mio avviso quello che racchiude i piatti più interessanti. Non ci resta che partire. Grazie, un piccolo benvenuto per cominciare. Abbiamo il mozzarella alla carbonara, alla base il pecorino, crumble di guanciale, gocce di pepe. Centralmente trovate pane lievito madre, grissini tirati a mano e il burro francese che viene montato e salato. Buon Grazie. inizio, grazie a voi. Con questa Amuse Bouche abbiamo il primo grande passo che lo chef ci vuole far correre. Infatti, questa sorta di gelato che ci viene servito con questa forma cattivante, in realtà è un'esplosione di pecorino. Di fatto è veramente l'unico sapore che sentirete, ha un gusto molto prepotente, molto forte, e la consistenza vi assicuro essere praticamente identica a quella del gelato. La cosa molto interessante è la struttura che lo chef riesce a dare al piatto con questa granella che spezza appunto la cremosità. Ma qui più che altro si apprezza veramente il gioco, la bellezza estetica del piatto. Pane e burro invece non lasciano assolutamente nessun ricordo. Accompagnata dal culatello, pomodorino confit e wafer di pomodoro sopra, e accanto trovate la crema agli arachidi. Grazie. A voi. Ho segnato prendere tutto. Dovresti prendere prosciutto, briciola e poi anche il wafer. Mischiare mare e terra non è mai facile. Sulla carta poteva essere un grandissimo piatto perché gli abbinamenti erano veramente interessanti. Purtroppo lo definisco un piatto molto strano, difficile da mangiare, causa la dimensione della patatina al pomodoro, che mi ricorda tantissimo il sapore della paprika, che forse è fin troppo eccessivo. In più il gusto nel complesso è veramente molto sapido. Lo definirei un piatto, come ho detto prima, molto strano, che non mi ha convinto completamente. Un po' difficile da mangiare, nel senso che effettivamente quando riuscivi a prendere il bocconcino con arrociola, prosciutto e la base, i wafer, allora era buono. In realtà, essendo appunto abbastanza grande e di conseguenza difficile da prendere con la forchetta tutto intero, mangiare unicamente la parte con l'arrociola risultava un po' salato. Proseguiamo con i ravioli del Queen. All'interno troviamo baccalà mantecato e tarassaco. Alla base abbiamo mandorle tostate, caviale di cavolfiori e concludiamo con la crema di cavolfiori. Ed eccoci arrivati alla prima portata principale. Il piatto nel complesso risulta piacevole, non ci sono sapori forti. Baccalà e cavolfiore per loro natura sono delicati e l'unione non può far altro che rendere la portata tutto sommato equilibrata e piatta. La crema non ha un gusto persistente, il sapore complessivo non è quindi incisivo. Piccola nota, un branzino o una spigola dal sapore un pochino più incisivo avrebbe fatto risaltare decisamente di più il ripieno del raviolo. Orizzontalmente abbiamo il fungo enotico, un fungo giapponese. Io vi consiglio di andare a prendere a conclusione perché è leggermente acido, leggermente acidulo, che va a pulire il palato. Ok, grazie. Al primo boccone si percepisce subito a cosa si andrà incontro. È un piatto estremamente sbilanciato nella sapidità, tant'è che ho finito mezza bottiglia d'acqua. Qui abbiamo l'opposto. Se prima il gusto era molto leggero, ora è marcato, ma non definito. Il piatto nel complesso è forte, mescola tendenze dolci a quelle grasse, con spiccate note acidule e un'esagerata sapidità. Una portata che non mi ha convinto né entusiasmato. Non la riprenderei. È un casino. Peperoni rossi e dal friggitello ripieno di tonno di coniglio.
Grazie. A voi. Grazie. Grazie. La carne è ben cotta e gustosa, temperatura di servizio ottimale. La pasta sfoglia risulta croccante, non umida. Il plus viene dato dalla salsa di cottura, versata dopo lo sporzionamento a vista. Veramente ottima e molto saporita. Continuerei a mangiarne. Il ketchup e peperoni, invece, non mi è piaciuto per nulla. Copre troppo il sapore del piatto. Non sono riuscito a finirlo. Certe volte aggiungere elementi non significa migliorare il piatto. E questo è un esempio. Nel complesso risulta buono, senza eccessivi entusiasmi. Come vedete abbiamo anche i passi dell'astronauta che vanno verso questa luna fatta di cioccolato fondente all'esterno. All'interno abbiamo la mousse di cioccolati voi aromatizzata al lime e il cuore ai kiwi. Alla base la spugna alle mandorle. Grazie. A voi. L'ho fatto rompere. Ho fatto un casino. Non avevi iniziato dentro della Questo è buono, questo è molto buono. Che dolce, impatto visivo e gustativo di alto livello, dettagli da ristorante ben superiore alla stella. Note dolci e fresche si mixano con l'acidulo creando armoniosità al palato. Anche le consistenze sono molteplici, con la durezza della sfera a far contrasto con la cremosità della mousse. Contrasti azzeccati, gli elementi si legano armoniosamente creando un bel gioco in bocca. Sicuramente il miglior piatto della serata. Siamo giunti alle considerazioni finali, intanto faccio una piccola premessa, cioè mi scuso per la qualità, infatti purtroppo il video è stato registrato di sera, quindi la luce è quella che è. Arrivando poi al giudizio complessivo sul ristorante, è un giudizio non totalmente positivo, infatti se dovessi dare una valutazione gli darei 5,5, principalmente perché non ho ritrovato piatti clamorosi, anzi la maggior parte sono stati piuttosto mediocri o sbagliati, a mio avviso e mio gusto personale. L'unico piatto degno di nota è stato il dolce, quindi un po' pochino se andiamo a considerare un menù degustazione e appunto non c'è stato nessun piatto tra le portate principali degno di nota. Non è quindi in questo momento un ristorante in cui mi verrebbe voglia di tornare nell'immediato. Ecco, in futuro probabilmente gli verrà data una seconda chance, però in questo momento la priorità sarebbe andare in altri competitor. Ecco. Grazie per la visione, un saluto e alla prossima. Make me feel like